Alle 22 torna l'appuntamento settimanale su Rete 8 con 31 minuti, il programma di approfondimento giornalistico curato dal giornalista del centro Pietro Lambertini in collaborazione appunto con Rete 8. E allora è qui con noi in studio il collega Pietro Lambertini, al quale chiediamo qualcosa in più. Intanto buon pomeriggio Pietro. Buon pomeriggio a tutti voi, a te e a tutti i telespettatori di Rete 8. Grazie, allora abbiamo qualche minuto per approfondire un po' questa prima puntata che abbiamo già anticipato, dedicata alla tragedia di Rigopiano, ma anche a quella che è una tragedia insomma già annunciata con una valanga insomma che già si prevedeva nel 1999. Insomma, cosa puoi dirci in più su quello che andremo questa sera a vedere nella prima puntata della seconda stagione della tua trasmissione? Noi non vediamo l'ora che arrivino le 22 perché vogliamo mostrare il lavoro che abbiamo fatto. Debuttiamo questa sera con una puntata speciale che non avrà la classica durata di 30 minuti circa, come si chiama il nostro programma, appunto 31 minuti, ma è una puntata speciale che sarà più lunga, in cui faremo una ricostruzione documentale, politica e giudiziaria del disastro di Rigopiano. E partiamo da Rigopiano perché è una ferita ancora aperta non soltanto per il nostro Abruzzo, ma è una ferita aperta per tutta l'Italia. È una ferita che ci provoca ancora rabbia, sconcerto e tante emozioni. E ne abbiamo parlato con, come hai annunciato prima tu, con Pablo Trincia, che è uscita con un podcast molto seguito, con Giampaolo Matrone che ha scritto un libro, e poi c'è tutto il nostro racconto, tutto il nostro approfondimento. C'è un'inchiesta giornalistica che mira tanto sulla prevedibilità della valanga. Quella valanga, ci siamo chiesti, è stata una sorpresa oppure tutti sapevano che a Rigopiano poteva arrivare una valanga? E purtroppo è vera questa seconda cosa, perché fino al 2005 sicuramente a Farindola tutti sapevano che c'era un rischio valanga. Dopodiché dal 2005 in poi questo rischio è venuto meno, e anche nei documenti sembra che di colpo Farindola sia quasi una località di mare in cui non si parla più di rischio valanga, e le priorità sembravano ben altre. Pietro, le domande sul Rigopiano sono ancora tante, le risposte arriveranno dalla magistratura, insomma, si va avanti anche su questo fronte giudiziario. Noi abbiamo chiamato la puntata L'ultima verità perché ci avviciniamo al pronunciamento della Corte di Cassazione, che ci sarà mercoledì 27 novembre. Sarà un giorno importante in cui si scriverà la parola fine al caso giudiziario di Rigopiano, che ricordo in appello ha partorito 8 condanne e 22 assoluzioni. Probabilmente tutti aspettavano una verità giudiziaria diversa, anche perché la catena di errori ed omissioni che ha originato il disastro di Rigopiano il 18 gennaio 2017, una catena particolarmente lunga che non riguarda soltanto il giorno della tragedia, la settimana prima della tragedia, ma addirittura risale fino agli anni 90. Pensate che nel 1992 era stata approvata una legge, e se quella legge poi fosse stata davvero applicata, probabilmente l'hotel Rigopiano non sarebbe stato aperto. Insomma, queste e tante altre domande, tanti altri approfondimenti nel corso di questa prima puntata, lo ricordiamo in onda questa sera alle 22, ma che stagione sarà per 31 minuti? Sarà una nuova stagione con delle novità. Innanzitutto avremo un nuovo studio, e per questo ringrazio Andrea Di Fabio, Danilo Cinquino e Antonio D'Ottavio, che hanno disegnato una nuova cornice per la nostra trasmissione. E poi ci sarà un'attenzione ai social importante. Noi, chi ci segue lo ha già scoperto, chi non lo fa lo invito a farlo. Abbiamo delle pagine social in cui raccontiamo dei contenuti, ma la cosa bella è che vogliamo portare i social dentro il nostro programma, e questo lo facciamo con una nuova entrata. In video non sarò solo io, ma ci sarà anche la giornalista Erika Gambino, che vedete in questo momento, e a lei il compito di raccontare le notizie attraverso i social, con e attraverso i social.
E allora, grazie intanto per tutte queste anticipazioni, un grande in bocca al lupo a te e quindi anche al tuo staff in questo caso per questo nuovo inizio. L'appuntamento, lo ricordiamo, è alle ore 22 con la prima puntata della nuova stagione di 31 minuti con Pietro Lambertini. Grazie Pietro. Grazie a voi, viva il lupo, vi aspettiamo questa sera alle 22. Grazie.